Un saluto da Ivan Paparelli, ben ritrovati sul canale YouTube di Cellular Magazine. Oggi parliamo di Nokia 6, lo smartphone che si va a collocare nella porzione intermedia della nuova gamma di Nokia. Abbiamo già provato i modelli più economici, Nokia 3 e Nokia 5, ma anche e soprattutto, giusto settimana scorsa, il Nokia 8, il vero e proprio top di gamma, uno smartphone muscolare, prestigioso, davvero molto ben riuscito. Questo Nokia 6, come dicevo, va a collocarsi in una zona mediana tra gli entry-level e questo Nokia 8, con cui condivide secondo me una notevolissima qualità costruttiva, scelta di ottimi materiali, certamente la medesima filosofia ispiratrice per ciò che riguarda la gestione del sistema operativo, che anche in questo caso è Android Stock. Naturalmente c'è una differenza importante per ciò che riguarda il bagaglio tecnico, soprattutto in tema di prestazioni pure, perché qui c'è un hardware notevolmente diverso da Nokia 8, che ovviamente costringe anche a sopportare qualche compromesso nell'utilizzo quotidiano. Ma adesso vediamo di approfondire quali sono tutti questi dettagli. Partiamo allora con la descrizione della parte frontale, dove troviamo un display da 5,5 pollici, quindi molto ampio, un display in 16 noni con risoluzione Full HD 1080x1920 pixel. La tecnologia è IPS, un display con un buon livello di luminosità e direi con delle prestazioni complessive piuttosto apprezzabili. Se gli si va a fare un pochino, come si dice, a cercare il dettaglio, forse una più fine taratura del punto di bianco non sarebbe stata male, ma direi che nel complesso va bene per uno smartphone che ha un prezzo d'acquisto contenuto in 249 euro, che quindi da qualche parte può avere anche qualcosa di non riuscito alla perfezione. Parte superiore con una buonissima capsula auricolare, bene il volume, bene anche la qualità della parte acustica, una situazione che ritroviamo anche nello speaker integrato. C'è davvero un buon bilanciamento tra un livello di volume che riesce ad essere comunque piuttosto alto e una qualità acustica davvero apprezzabile. Buona anche la fotocamera frontale da 8 megapixel, naturalmente ci sono i sensori nella parte superiore. Nella parte inferiore abbiamo i pulsanti di dialogo con il sistema operativo che, come vi dicevo poco fa, è Android Stock nella sua versione 7.1.1. Credo che davvero a brevissimo arriverà anche Android Oreo, quindi la versione 8. Tasto di ritorno a destra e multitasking, chiedo scusa, tasto di ritorno a sinistra e multitasking a destra. Abbiamo una parte centrale, un pad fisico, un pad che è a sfioramento, scusatemi, che incorpora il fingerprint, quindi il sensore per le impronte digitali, non è cliccabile, ma simula anche il ritorno alla home page tipica di Android. Il fingerprint funziona anche piuttosto bene, direi che è abbastanza affidabile. La cornice, vi parlavo di una scelta di materiali davvero molto molto buona. Una delle cose che mi è piaciuta di più è il materiale scelto, ma anche la finitura di questa cornice, la trovo davvero bella. La sensazione è di un prodotto premium quando si maneggia questo Nokia 6. 7,9 mm lo spessore, 169 grammi il peso. Non è leggerissimo, ma anche questo contribuisce a dare una sensazione di grande solidità a questo smartphone. Controllo del volume, pulsante di accensione nella parte inferiore, connettore micro USB, lo speaker di cui vi parlavo poco fa e il microfono principale. A sinistra abbiamo un carrellino che ospita una nano SIM e l'espansione di memoria micro USB. Nella parte superiore il jack per le cuffie da 3 mm e mezzo. Parte posteriore abbiamo anche qui una finitura che trovo davvero molto piacevole. Vedete anche ci sono annegate in queste porzioni plastiche le antenne, nella parte superiore e anche in quella, inferiore. Davvero ben riuscita anche questa finitura, stavo per dire di fino, è un gioco di parole, ma me lo concedete, davvero fatta bene nel dettaglio. Fotocamera 16 megapixel, avevamo trovato una doppia fotocamera su un Nokia 8, qui abbiamo una soluzione più convenzionale con lente F2.0, un dual flash e Full HD per riprese video. Batteria 3000 mAh, una batteria che è piuttosto generosa nell'amperaggio, che ha delle prestazioni piuttosto buone, direi che si arriva senza grossi problemi a sera. Ogni tanto però la batteria viene messa un po' dura prova dal processore, che siccome non è proprio potentissimo, ogni tanto scalda appena appena durante l'utilizzo. Fate tranquillamente la giornata di lavoro, ma difficilmente riuscite ad arrivare nella seconda. Vi parlavo allora del reparto hardware, andiamo a vedere insieme da che cosa è composto. Dal Qualcomm Snapdragon 430, un processore octa-core che può girare fino a 1,4 GHz, un processore che abbiamo già conosciuto nel corso dell'anno anche su altri telefoni
medio di gamma, un processore che regala affidabilità di utilizzo allo smartphone, ma che certamente non si segnala, non passerà la storia per la sua muscolarità e per il suo vigore nel muovere il sistema operativo. Assistito da 3 GB di memoria RAM, da una GPU Adreno 505 per la parte grafica, 32 GB di memoria integrata, lì potete espandere con schede micro SD, ovviamente c'è il wifi, il bluetooth, il GPS, la parte dati può contare fino a 150 megabit in download. Android Stock, c'è veramente poco di aggiunto da parte di Nokia, vi segnalo la presenza della radio FM, ovviamente potete accedere alla cartella delle applicazioni tramite il movimento dal basso verso l'alto, da qui si entra nelle impostazioni dove avete tutti i vari settaggi che sono quelli nativi del sistema operativo. Ci sono alcune gesture, c'è il touch and pay, naturalmente le gesture vi permettono di aprire velocemente la fotocamera, non c'è molto di più. È vero, la sensazione quando si prova smartphone con Android Stock, per chi magari li utilizza per la prima volta, è quella di un sistema operativo un po' scarno, ma io credo che questa sia una virtù, non un vizio di questo sistema operativo. Perché lo potete personalizzare senza problemi accedendo al Play Store e soprattutto per macchine che non hanno tantissima potenza a bordo, questo consente di avere un sistema operativo più leggero, più veloce da muovere, quindi è una scelta che mi sento di condividere per entrambe le soluzioni. Sono una di quelle persone a cui piace personalizzare lo smartphone in base alle proprie esigenze. Andiamo a eseguire qualcuno dei nostri test. Partiamo dalla sezione telefonica, qui ho cancellato un po' di numero, ho lasciato in evidenza il 119, perché stiamo usando una SIM di TIM. Benvenuto nel servizio clienti TIM. Ti ricordiamo che la chiamata è gratuita. Ecco, vi dicevo prima, abbiamo a che fare con una sezione telefonica davvero ben riuscita, non ci sono problemi nel dialogo con la rete, si riceve bene il segnale, viene ritrasmesso in maniera corretta il segnale, ma mi è piaciuta anche la resa della parte acustica, perché sia durante le conversazioni si sente molto bene l'audio, ma e anche in viva voce, intendo, ma anche quando si fa utilizzo degli speaker durante le riproduzioni multimediali, dei contenuti multimediali, direi che davvero c'è un livello particolarmente apprezzabile. Ben riuscito davvero. Andiamo a vedere il browser internet. Ritorniamo alla home page. C'è naturalmente Google Chrome preinstallato perché come vi dicevo, c'è su Android Stock un browser che secondo me ha raggiunto un livello di maturità notevole e ha delle prestazioni molto, molto simili tra smartphone e smartphone. Naturalmente vengono influenzate anche dalla potenza di calcolo. Ecco, io in questo caso credo che proprio la navigazione internet ci dia il calibro del funzionamento di questo smartphone. Lo dividiamo in due giudizi. Come vedete, c'è un display piuttosto ampio, riuscite a interagire con il browser, a vedere correttamente tutti i contenuti. Vedete che c'è questa leggera legnosità nello scroll della pagina, cioè non è velocissimo, non è fluidissimo nel salire e nel scendere. È un po' la sensazione che dà tutto quanto lo smartphone, riesce a fare tutto ciò che gli chiedete, ma senza quella esplosività che troviamo ad esempio in alcuni top di gamma. Riuscite a fare tutto, navigate su qualsiasi sito, anche i più pesanti, ma ripeto, non aspettatevi super prestazioni e grande reattività proprio in questi aspetti. Vi ho già detto prima che c'è la radio FM, poi decidete voi cos'altro installare. Io ad esempio, oltre ad aver installato i principali client dei social più utilizzati, ho installato WhatsApp per la messaggistica istantanea. A me ad esempio non piace tantissimo l'applicazione foto preintegrata, preinstallata sul sistema operativo, e ho caricato QuickPic che è molto veloce e fluido proprio per la gestione delle immagini. Andiamo in ultimo a vedere la fotocamera, perché anche qui c'è qualcosa di abbastanza interessante. Allora, il sensore, come vi dicevo, allora, eseguiamo prima di tutto una fotografia assieme. Il sensore ha una risoluzione da 16 megapixel, ok, utilizziamo QuickPic, diciamogli solo per una volta, con una lente F2.0, quindi anche discretamente luminosa. Avete visto che la velocità di messa a fuoco è piuttosto buona, anche la precisione della messa a fuoco mi sembra piuttosto buona. Ora, ho fatto ombra con le mani, però c'è anche una buona presenza di luminosità, di dettaglio nella parte superiore. Qua invece c'è qualche foto all'aperto. Zoomando anche parecchio, c'è sempre una buona percezione di dettaglio. Facciamo una cosa: apriamo prima la galleria
e poi ritorniamo sul reparto fotografico per vedere anche l'interfaccia e come funziona. Questo è un soggetto che sto utilizzando di recente, questo piccolo elefantino che arriva da lontanissimo, che però è stato fotografato alla perfezione, secondo me, da questo Nokia 6, con una buona interpretazione della scena. Vedete, l'elefantino è stato correttamente messo a fuoco, ma soprattutto c'è una resa dello sfocato nella parte posteriore che trovo davvero apprezzabile, naturalmente trattandosi di uno smartphone che certamente non può produrre la stessa profondità di campo, la stessa qualità di sfocato di apparecchiature diverse, come ad esempio delle reflex con magari anche delle lenti molto più prestanti. La resa, secondo me, trattandosi di uno smartphone che oltretutto deve anche sopportare qualche compromesso per ragioni di prezzo, mi sembra davvero, davvero molto buona. Anche beh, questo è il video, anche nella gestione delle alte luci, vedete, non ci sono particolari del cielo che sono bruciati. Mi sembra che ci sia un'interpretazione corretta anche di queste soluzioni. Qui c'è una modalità video di cui adesso vi parlo, vediamo. Bah, qua c'è un selfie particolarmente brutto per colpa del soggetto. Qui c'è un altro fiore, vediamo. C'era anche da qualche parte, credo, spero di non aver cancellato. Ecco qui, delle scene notturne che sono molto molto ben identificabili a livello di dettaglio. Mi sembra che ci sia una resa molto buona anche trattandosi, ripeto, di uno smartphone. Ecco, mi pare una ventina di giorni fa ho utilizzato proprio questo Nokia 6, l'ho usato io personalmente durante la presentazione di Nokia. La presentazione era incentrata sull'arrivo in Italia di Nokia 8, ma in realtà Nokia ci ha anche raccontato alcuni numeri dello sviluppo commerciale dell'azienda, quindi una presentazione anche molto ben fatta. Ero abbastanza lontano dal palco, direi che c'è un lavoro davvero bene riuscito. Guardate qui come si legge da lontano, anche zoomando moltissimo, in condizioni di luce che certamente non sono le migliori, perché c'è un'unica fonte di luce e il resto era tutto scuro. Direi che c'è una resa piuttosto buona anche del reparto fotocamera in questo ambito. Andiamo a vedere come si comporta l'interfaccia di gestione della fotocamera, che è estremamente semplice, certamente molto lontana, ad esempio, dagli ultimi Lumia che si potevano acquistare, quelli anche marchiati Nokia, che avevano certamente un reparto fotocamera assai strutturato. In questo caso c'è una sostanziale vicinanza al sistema stock, ma con anche qualche piccolo inserimento. Ad esempio, c'è la modalità video, che potete lanciare con questo pulsante, che vi offre diverse velocità di acquisizione. Potete quindi velocizzare il video, ma lo potete anche rallentare. Ad esempio, io ho provato a fare questo lavoro con l'acqua di una fontana, quindi potete vedere o distintamente le goccioline d'acqua scendere o viceversa un flusso continuo d'acqua che in alcuni casi può arrivare addirittura a quell'effetto famoso seta, no? dell'acqua in movimento. È davvero molto piacevole da utilizzare. L'interfaccia ci propone la possibilità di attivare il flash forzosamente o no, o di lasciarlo in automatico. Stessa cosa per l'HDR, per la gestione della gamma dinamica. Qui si attiva la modalità selfie, da qui si entra invece in tutte le varie impostazioni. C'è la geolocalizzazione, si può attivare la livella, anche tutte queste cose possono essere utilizzate contemporaneamente. A me piace molto utilizzare, l'unica cosa che ogni tanto crea un po' di effetto confusione sul display se sono tutte se compaiono tutti assieme, perché ad esempio io lascio attiva sempre la griglia di composizione. Se compare la livella, vedete questa livella muoversi in base a come orientate lo smartphone, quindi magari tutti assieme fanno un pochino di confusione, però ci sono tutte, sono tutte utilizzabili assieme se volete. Da qui c'è invece tutto ciò che riguarda la risoluzione e la ratio della fotografia. Io ho scelto di lavorare con il 16 noni, quindi la risoluzione scende a 12 megapixel perché il sensore ovviamente è in 4 terzi. C'è la modalità Full HD di ripresa sia per la fotocamera anteriore che per quella posteriore. Naturalmente la fotocamera anteriore, avendo una risoluzione di partenza più bassa, siamo a 8 megapixel, se utilizzate il 16 noni andate a 6 megapixel. Io direi che la fotocamera, naturalmente, pur senza essere proprio la migliore fotocamera al mondo, è molto molto buona, soprattutto in questa fascia di mercato. Secondo me regala delle buone soddisfazioni che in realtà arrivano dall'utilizzo quotidiano di questo smartphone un po' a 360 gradi. Perché? Perché
che è uno smartphone, prima di tutto è un Nokia, e non è esattamente un dettaglio, perché un marchio così importante che torna sul mercato va visto sempre con una certa attenzione, perché ci sono alcuni dei canoni storici di Nokia che vengono rispettati, come una qualità costruttiva davvero di altissimo livello. C'è una buona fotocamera, c'è un funzionamento complessivo piuttosto affidabile. Certamente, come vi dicevo, non attendete super prestazioni da questo smartphone, perché non è nato con questo tipo di aspettativa, ma è un prodotto affidabile, bello esteticamente, con alcune cose particolarmente interessanti, tra cui segnalo ad esempio la fotocamera. Buona ma non eccezionale la autonomia, ma nel complesso è uno smartphone che ci è particolarmente piaciuto. 249 euro il listino. Mi fermo qui per questo video e vi rimando alle prossime recensioni. Un saluto da Ivan.